Bentornati sul Diario della Notte, autori e lettori. Oggi non vi parlo di nessun film o nessun libro, più o meno diciamo. Oggi vi parlo di come questa utopia del rendere la narrativa, la letteratura o chiamatela come volete, la scrittura di oggi quasi gratuita. E sì, lo so, può essere un po' un casino, e soprattutto, ma se la rendi gratuita, poi come ci guadagna la gente su sta cosa? Come ci guadagnano gli autori sui propri prodotti? Comunque, ci vuole del tempo per scrivere, per condividere, per rielaborare. Insomma, lo sappiamo bene, lavorare ad una storia richiede molto tempo, dedizione e anche una botta di culo a livello di condivisione. Ma la mia intenzione, sin dall'inizio, quando decisi di scrivere, era condividere questo genere di creazione, condividere le mie idee, condividere il mio modo di scrivere, tentare di arrivare alle persone con le storie, ma non per ottenerne un vero e proprio guadagno. Certo, guadagnare dalla scrittura può aiutarci a impegnare più tempo proprio nella scrittura. Per questi grandi scrittori magari si possono permettere di non lavorare effettivamente, quindi non fare un lavoro effettivo che possa impegnarli 8 ore al giorno, ma dedicare quelle 8 ore proprio alla scrittura. Ovviamente sono pochissimi gli autori che si possono permettere di farlo, soprattutto qua in Italia, dove il mercato è davvero davvero molto basso. Ma potrebbe anche non essere così, almeno per quegli autori che riescono ad essere molto produttivi, a far uscire spesso le loro opere. Ma come fai a renderle quasi gratuite? Ecco, questa è la domanda principale. Essenzialmente riuscendo a condividere principalmente con l'utilizzo degli ebook le proprie opere. Ebook che costano una fesseria. Certo, è anche una fesseria quello che si guadagna da degli ebook, però permette davvero di arrivare a molti lettori guadagnando poco ma condividendo tanto. Quindi questa è la base essenziale per poter arrivare a qualcun altro. E poi per i lettori che vogliono e che desiderano aiutare la scrittura, aiutare quell'autore, c'è sempre la possibilità di acquistare il cartaceo del libro o del racconto. Per farlo io ho sempre utilizzato la mia pagina su Google Libri in maniera tale da poter arrivare molto rapidamente a determinati autori. Avevo lasciato l'opzione Amazon un po' accantonata perché richiede più tempo, bisogna spenderci un po' per poter lavorare bene e soprattutto non permette di regalare letteralmente i racconti, mentre su Google Play è possibile anche pubblicare a costo zero e quindi semplicemente toh, leggiti sta roba se la vuoi leggere, come è capitato per molti dei miei racconti che come sempre trovate in descrizione nel caso voleste scoprirli. Ma ultimamente che mi sono avvicinato di più alla piattaforma KDP, ecco, ho visto che già pubblicando in 3 giorni una delle storie, uno dei racconti, certo in quel momento gratuito, aveva raggiunto subito 250 lettori e subito 4 recensioni nel primo giorno. E questo comunque fa tanto per chi scrive, è un buon stimolo per continuare quella scrittura e continuare a condividere. Certo, non posso negare che alcuni dei racconti pubblicati su Google Play sono letteralmente esplosi in un periodo, alcuni superando addirittura i 20.000 download nell'arco di poco tempo. 20.000 download sono davvero tanti, almeno per chi di solito non è abituato a far leggere le proprie storie a pochi. Raggiungere anche solo 250 recensioni credo che per ogni autore possa ritenersi un successo, soprattutto per un racconto piccolo, banale, e non c'è modo migliore, secondo me, di portare avanti quest'idea e soprattutto di condividere l'arte in un periodo in cui magari non tante persone hanno il tempo a dedicarci, sia come autori che come creativi. Ma sono curioso di conoscere la vostra esperienza con l'Amazon KDP. Io so che Red Dragon ha già pubblicato diversi titoli, fammi sapere, controllando appunto i report sui libri, come stanno andando. Hai raggiunto molti lettori? Hai ricevuto già delle recensioni? Come ti stai trovando? Ovviamente io vi ho già coinvolto, provato a coinvolgere nel concorso Amazon KDP, però alcuni di voi hanno partecipato, altri probabilmente non riusciranno a farlo per tempo, ma vi dico, è davvero una cavolata. Dovete scaricarvi al massimo un programma per creare gli ebook, ma vi sbattete un paio d'ore e sapete esattamente come crearlo alla perfezione. Io ci sto lavorando un po' prima di pubblicare effettivamente il mio racconto che porterò su Amazon KDP, nel concorso, perlomeno nel concorso Storyteller, però per ora sono soddisfatto, quindi rendere l'arte quasi gratuita. Trovo che sia bellissimo poterlo fare.
Ho intenzione di lavorare a un progetto fumettistico, che è più complicato, potrebbe essere a colori, quindi il costo potrebbe essere un po' superiore rispetto a quello canonico, che io vorrei fosse proprio basso basso. Ad esempio, l'ultimo libro che ho pubblicato, un racconto che avevo già pubblicato su Google Play, stavolta ho deciso di condividerlo con KDP, sarà presente sulla mia pagina Amazon il prima possibile, poi non so se è già qui, nel caso guardate sotto in descrizione se è stato già provato e quindi già disponibile nella vendita. È un racconto fantascientifico, ispirato da una serie di situazioni che non sto qua a spiegarvi, però voglio vedere come va. Visto che già dalle prove le ho fatte, voglio vedere questo se riesce a fare ciò che ha già fatto su Google Play. Quindi sto un po' sperimentando, poi vi farò sapere un po' com'è andata e qual è la situazione. Inoltre, altro vantaggio è che i libri li potete pubblicare, anche quelli cartacei, davvero a un prezzo bassissimo. Certo, si guadagna poco, ma non poco quanto con le case editrici, quindi essere il proprio editore può essere la nuova frontiera effettiva. So che è già arrivata da un po' e smetterò di blatterare adesso e parleremo delle storie, però sono curioso di sapere la vostra, come vi ho detto. Iniziamo questo episodio. Bentornati su The Insipid, cucina di idee e grandi avventure. Fa caldo, quindi prendete qualcosa da bere e mettetevi comodi. Partiamo dalla gatta e i gattini, salvataggio di Angela di Red Dragon, capitolo 8. Affrontare la paura. Angela, in groppa al cervo, aveva parlato con lui di altre persone che avevano visitato il profondo bosco. Una di esse aveva sacrificato suo marito al fine di ottenere il suo sogno, ed Angela aveva scherzato dicendo «Adesso scopro che mio pallino è mio papà», ma in realtà un dubbio le era nato in grembo, e sua madre o demoni avessero deciso di sacrificare lei. I suoi pensieri vennero dissolti quando rivide il sentiero e l'uscita della grotta dalla quale giungeva Azur insieme a Pallino. Saltò giù dal cervo e gli corse incontro. Si abbracciarono e si baciarono con foga. «Com'è miau andata?» chiese infine Angela. «Diciamo che è stato complicato. C'era una assomiglia a te che cercava di farmi sentire inutile. Per fortuna Pallino mi ha dato una mano». «Miau grazie!» disse Angela a Pallino. «Prego, i mici servono anche a questo», rispose lui sedendosi. In quel momento dalla boscaglia uscirono un piccolo gruppo di cani. Di diverse dimensioni e colori sembravano seguire una pista. Angela li riconobbe. Li aveva liberati lei dalle gabbie. Non appena si avvicinarono, i lupi si inchinarono al cospetto di Azur. «Ma cosa fece lui?» «È il vostro seguito, principe», disse la voce della gatta. «Le avevo detto che anche loro sarebbero stati coinvolti dalla mia magia». Azur ed Angela si voltarono. La gatta era difatti alle loro spalle. «Perché dei cani?» chiese Azur. «Evidentemente le sono fedeli», sorrise la gatta. Uno di quegli strani sorrisi che era solita fare, quando nelle sue parole nasconde più di quello che dice. «Dove sono i miei gattini?» chiese Angela. «Stanno preparando la vostra prova, anzi, seguitemi». Il gruppo seguì la gatta fino ad un piccolo lago nelle vicinanze. «Specchiatevi», ordinò la gatta. «Osservate ed il resto lo capirete». Angela prese per mano Azur e lo portò sulle rive. Si specchiarono. Dopo un attimo Angela vide sua madre. C'era solo la sua figura, ma era evidente che parlasse con qualcuno. «Aspetta, io avevo portato il sacrificio», stava dicendo. «È stata mia figlia che...» «Cosa desideri?» disse una voce. «Cosa sei disposta a sacrificare per averla?» «Che il principe si innamori di mia figlia demonia», rispose secca, facendo mancare un battito ad Angela. «Ma riguardante il sacrificio, cosa sei disposta a sacrificare?» ripeté la voce. Angela si sentì risucchiata all'interno del lago. Si trovò in una zona bianca, completamente vuota. «Oh miau!» esclamò. «Ditemi che non è miau vero!» «Oh sì!» disse la voce. «Tua madre ha sacrificato te al fine di dare all'altra sua figlia il principe che agognava». Nel bianco che la circondava si formarono due figure. Azur e Demonia si stavano baciando. Per un momento Angela si sentì mancare, ma poi... «È miau falso!» esclamò. «Azur non si comporterebbe miau così! Azur è un miau gatto adesso! Sta affrontando la miau prova con me! Quella è solo un'illusione!» «Cosa saresti disposta a sacrificare?» ripeté la voce. «Piantala!» urlò. «Io non faccio miopati con chi gioca con le mie vite degli altri!» «Quindi ti andrebbe bene questo?»
le immagini di Azure e Demonia insieme la circondarono. Angela cercò di chiudere gli occhi, ma le immagini continuavano a vorticare nella sua mente. Era sicuramente un trucco, non poteva essere che un trucco. Eppure le bruciava da morire. «Vogliamo continuare?» continuò la voce. «Il cuore desidera il principe, lo desidera così ardentemente che ti brucia ogni volta che non ce lo hai accanto. Vuoi tornare da lui? Posso aiutarti? Cosa sei disposta a sacrificare?» «Nulla! Smettila!» urlò Angela. «Perché fai miau questo? Perché giochi con le miau vite degli altri? Io ed Azur ci miau amiamo! Niente e nessuno cambierà questa miau realtà, nemmeno le tue stupide miau menzogne!» Si alzò, prese una direzione e nonostante le lacrime le appannassero alla vista, o forse proprio grazie a queste, andò sempre dritto, ignorando le immagini che quella voce le continuava a trasmetterle per torturarla. Sarebbe tornata dal suo principe senza sacrificare niente, perché il vero amore non cede a spregevoli patti. E poi la gatta le aveva promesso che sarebbero stati sempre felici insieme, e lei aveva sempre mantenuto le promesse. E con questi pensieri che Angela si ritrovò a nuotare nell'elemento bianco che divenne infine acqua. Sentì improvvisamente mancare l'aria, ma qualcosa l'afferrò e, prima che fosse troppo tardi, la trascinò fuori dall'acqua. Era il suo gatto Viola Azur. Angela lo guardò, lo accarezzò e pianse. «Va tutto bene, Angela», l'accarezzò Azur dolcemente. «Siamo insieme, niente ci separerà». I gattini giunsero con degli asciugamani per asciugare i due completamente bagnati. «Vedi, pallino», disse la gatta, «loro non hanno ceduto, a differenza di Demonia e sua madre. Nell'uno né l'altro hanno voluto sacrificare qualcun altro in cambio della loro felicità ed è per questo che l'hanno conquistata». «Però sei stata veramente cattiva», rispose pallino. «Miau no, come direbbe Angela», rise la gatta. «Una prova è una prova». Pallino la guardò storto. «Va bene, d'accordo, mi faccio perdonare. Nel prossimo ci sarà l'incontro con Demonia e la madre. Qual è l'elemento principale del capitolo? Amore e odio, prove e patti, fedeltà e tradimento. Io direi amore e odio in questo caso. In descrizione trovate il link per la storia di Red e noi ci buttiamo nella prossima e continuiamo proprio con Avanti un altro, figure alla ribalta di Anna Genna, capitolo 9, il paravento. Fu ieri mattina che quella ragazzuola impertinente si fermò davanti a me. Mi guardò curiosa e ridacchiò, quella scema. «Ma guarda che oggetto bizzarro, occupa tanto spazio e non serve a niente», e mi girò intorno sprezzante. Ero indignato e feci atto di dispiegare tutti e cinque i miei pannelli di seta giapponese, ergendomi per quanto potevo sui miei piedi di legno. «Ehi, un momento! Che ne sai tu della mia utilità?» reclamai con dispetto. «Ma chi ha parlato?» «Sono io, il paravento!» «Che roba antiquata, un paravento, anche un po' strapazzato, per giunta!» Avvicinò il viso ai miei pannelli. «Sai di muffa?» E arricciò il naso, grattò con l'unghia un buchetto e continuò. «No, non c'è posto per roba simile in un salotto moderno. Forse ai tempi di mia nonna». E con indifferenza si allontanò. Aveva già deciso. «Non prenderla male, ma hai fatto il tuo tempo». «Adesso non c'è più posto per me. Adesso che non c'è più pudore, non c'è più rispetto. Tutto si fa con ostentazione e tutto sembra normale, ma devo celare più nulla, non devo celare più nulla, e mi volete eliminare». Non mi contenevo più e stizzosamente continuai. «Tu parli, parli, ma non sai io cosa ho visto, sentito, nascosto in questa casa. Ho evitato liti furibonde, celando certi eventi. Dovreste ringraziarmi. Tempo fa ho nascosto amanti focosi, cameriere ladre che nascondevano dietro i miei pannelli la refurtiva, da portare via in un secondo momento. Nuore che facevano congiura contro suocere, sparlandole aspramente. Teneri baci di giovani innamorati. E sai quante cose ho occultato? E signor Impici, che non trovava il bagno, venne a liberarsi proprio sui miei piedi di legno. E quella volta che il mio padrone baciò la cuoca, di nascosto. Io ero complice involontario, capisci? Non potevo far nulla per frenare gli eventi. Assistevo inerme al loro scorrere, arrossendo, arrabbiandomi e sbalordendo.
per tutto quello che ruotava dietro di me. Lei tornò sui suoi passi e mi guardò adesso con occhi diversi. «È vero», disse. «In passato sei stato utile. Ti metterò in un angolo, a celare dei giornali vecchi messi a pila. Così vi scambierete segreti e pettegolezzi fra voi». E così si conclude questa storia di Anna Jenna. La domanda che ci fa sul finale: volete scegliere ancora? Stavolta non si sfugge, c'è lei. La morte 1, la morte 2 e la morte 3. E se io devo andare, stavolta è la terza, visto che è la terza volta che la votiamo. In descrizione trovate il link per la storia di Anna Jenna. Aspettiamo l'ultimo capitolo. In descrizione trovate il link e noi ci buttiamo nella prossima con Nel bosco, la fanciulla e l'angelo caduto di Laura Ruetta. Siamo al secondo episodio, La grotta nascosta. Girovagando un po', Delia riuscì a trovare un'apertura nascosta tra due pini distanziati fra loro che acconsentirono alla fanciulla di uscire. Delia abbandonò il bosco, quel luogo magico e incantevole. Il suo cesto di frutti rimase lì ad aspettarla per sempre. Ella non sarebbe più tornata a riprenderlo. La fanciulla sbucò fuori dal bosco e si ritrovò in uno spiazzo di terra verde e libero, con ciuffi d'erba, circondato da querce secolari. Il cielo era diventato azzurro scuro. Se lo si guardava con attenzione, le prime stelle brillavano già in modo fievole. La luna piena si stava tingendo di giallo. Delia sentì qualcosa vibrare intorno a lei, ed eccole che arrivarono a farle compagnia le prime lucciole. In un attimo illuminarono il luogo e confortarono di piacevolezza e meraviglia la giovane fanciulla. Delia si sedette sull'erba alta e rigogliosa e ammirò questo spettacolo di luci naturali. Con una mano ne toccò una e se la portò al palmo. Vide che altre lucciole si avvicinavano lentamente a lei. Le cominciarono ad accarezzare il corpo. All'improvviso venne spaventata da una civetta scura che volò davanti a lei e andò a nascondersi dietro due rami sporgenti. Delia, un po' intimorita, ma anche incuriosita, decise di inseguirla. Si diresse nella sua stessa direzione. Con le mani si fece strada nel buio come un cieco. Successivamente spostò alcuni rami delle querce e avvertì immediatamente una sensazione di freddo. Subito dopo venne colta da un vento gelido che le fece venire la pelle d'oca. Si accorse che era capitata davanti a una grotta gelida, oscura e tenebrosa. Ne percepiva l'umidità da fuori. Le si gelò anche l'anima, stava davanti a un buco oscuro, completamente immobilizzata. La notte era ormai calata e doveva cercare un rifugio, un luogo abbastanza sicuro per passare la notte. Allora entrò nella grotta lentamente, guardandosi intorno, ma non riusciva a vedere assolutamente niente, era immersa nella più profonda oscurità. Sobbalzò dal terrore quando due pipistrelli uscirono stridendo. Subito dopo, Delia avvertì un altro rumore strano, come un ringhio di qualche bestia feroce. Il solo pensiero che ci fosse qualcosa di così mostruoso rabbrividì di paura. Si strinse a sé e andò a rannicchiarsi all'entrata della grotta. Rivolse uno sguardo alla luna piena e udì l'eco di un lupo. Era un suono così inquietante che esprimeva solitudine e sofferenza. Anche la fanciulla si sentiva persa e soprattutto sola, come tutte le creature della notte. I lupi ululavano, vedeva i pipistrelli volare in circolo, i gufi bubolavano nascosti fra i rami degli alberi, le lucciole erano scomparse. Era notte fonda ormai e di luminoso vedeva solo la luna, anch'essa di un giallo pallido, solitaria e circondata dalla luce brillante delle stelle nel cielo notturno. Delia venne accolta come parte di questo scenario. Ella lentamente chiuse gli occhi e si addormentò. La notte la colse con sé. E così si completa questo capitolo. La domanda che ci fa sul finale Laura è: c'è veramente qualcuno dentro quell'oscura grotta o è solo la sua immaginazione? Chi ci sarà dentro a quella grotta? Un vampiro? Un lupo mannaro? Un demone? Io direi un lupo mannaro in questo caso, ha più senso. In descrizione trovate il link e noi ci buttiamo nella prossima storia e continuiamo e chiudiamo questa lettura con l'ultimo episodio di Odeon di Fenderman. Episodio 10, Le tante vite di Agnese. Sono le 7. Agnese al mio fianco dorme ancora. Il suo respiro pacato è così lieve. È il respiro di un'altra donna, una che vive solo poche ore al giorno, nel tempo sospeso dal sonno. Una solo mia, che solo io conosco.
Ci sono poi certi momenti in cui rimane sola, traffica per casa e vive un'altra vita ancora. Adesso mi piacerebbe accarezzarla, ma non posso. Non posso neanche muovermi perché la ucciderei, si sveglierebbe e quello la proietterebbe a chilometri da me. Da secoli siamo così. Agnese è la mia scommessa persa e io sono il suo sbaglio. Da un paio di anni abitiamo un villino sul litorale, dove spesso arriva qualcuno a guastarci il weekend. Stavolta tocca a una sua vecchia compagna di scuola, Maria. Col marito Gianni, uno che a 18 anni è stato il suo ragazzo. Una storia breve, la loro, un po' torbida, che non è riuscita a trovare la via. In seguito si sono anche rivisti, una volta sola, per caso, al mare. Erano tutti e due sposati e più vecchi di 5 anni. Lui era con Maria e lei con me. Quella volta fu solo un saluto e un caffè al bar, ma l'amica cominciò a telefonare e poi, nel tempo, anche Agnese sempre più spesso. Stavolta, penso io, rivedersi potrebbe essere l'occasione per capire che cosa ci sia dietro tanta frenesia. «Oggi è gran giorno», insinuo entrando in cucina. «Già», mi risponde lei accidina, mentre tagliuzza verdure, «e mi tocca cucinare per 10». «Beh, dov'è la novità?» «Vero, questa casa è un lavoro, perché non la vendiamo? Vengono tutti qui, ogni settimana è lo stesso, figli, nipoti, amici, amici degli amici». «Hai ragione, stavolta però li hai invitati tu». «Come? Ah sì, ma io non parlo di oggi, mi fa piacere rivedere Maria». «Maria e Gianni. Beh sì, ovvio, anche Gianni». «Appunto, volevo ben dire». Dopo alcuni minuti di silenzio in cui io fingo di leggere il giornale e lei finge di crederci. «Mi stavo chiedendo», dico per provocarla, per assecondare lo spiritello maligno che mi mangia dentro. «Che effetto può avere rivedere un amorino giovanile, uno di quelli che a ripensarci ti chiedi cosa avesse mai di così speciale?» Agnese, invece di stare zitta e non cadere nella trappola, dice: «Che amorini hai avuto tu?» «Io nessuno, dico, infatti non parlavo per me». Agnese in quel momento, lo so, lo vedo, comincia a ripensare a quegli anni, alla freschezza, ai baci casti, alle chiacchiere senza fine sotto casa, oppure no. Magari ripensa ai pomeriggi nel covo degli amici ribelli, a farsi palpeggiare per un po' di fumo. Chissà, del resto io non so com'era veramente in quel suo passato da cui ero escluso. Una volta mi raccontarono che con Gianni era disposto a tutto, ma che qualcuno o qualcosa si mise di traverso. L'occasione sfumò e il tempo fece il resto. Io, che non credo alle favole, pensai che non fosse vero perché i due non erano così stupidi. In seguito però ho cambiato opinione e ancora più mi pesa, mi rode l'idea che lei possa ancora oggi rimpiangere quell'occasione persa. Tornando a quegli anni, un giorno quella ragazzina riccia, antipatica, che mi ossessionava e che amava un altro, chissà come, s'accorse che esistevo e mi sposò. Mi dette un figlio subito, cotto e mangiato, che per carità mi somiglia. Però poi addio, finita. «Così va il mondo», direte voi. Io no, non ci voglio stare. «Cosa gli dirai oggi quando arriverà?» le chiedo all'improvviso. «A lui? Niente, perché?» «Beh, intanto perché hai detto lui e non lei. Avresti voluto dire a rigor di logica lei e invece hai detto lui. Però guarda, ti capisco, anche io al tuo posto. Ecco, tu... forse tu io... no», dice lei alzando il coltello che è in mano. «Ok, ok, mi arrendo», dico. «Sei nervosa?» «No, non sono nervosa, cazzo, sono solo stanca. Vendiamo questa maledetta casa e torniamo a Roma». «Ah, certo, come no», si cambia discorso. «Ancora? Ma che vuoi? Vuoi rovinarmi la giornata?» «Io? No, e perché?» Taccio, la guardo. Adesso lei cerca qualcosa che non c'è tra le cose che ha sparse davanti sul tavolo. «Ecco, spiritello maligno, mordi e facciamola finita. Però ammettilo», ricomincio. «Stai per vivere un'esperienza davvero emozionante, il primo amore che ritorna. Chissà com'è adesso». «Palla finita, ti prego». «Io mi concentrerei sul primo impatto», insisto, quasi eccitato dal male che sto procurando a lei e a me stesso. «Sono passati 20 anni e più da allora. Come sarà? Sarà ingrassato? Sarà grasso e calvo? O sarà brizzolato, atletico, un figo da paura?» A quel punto Agnese fa una cosa che non mi aspetto. Si china su di me. È vicinissima, pianta le sue pupille dilatate nelle mie e in un crescendo arriva a urlare:
Io non so se mi piacerà o mi deluderà, non so nemmeno se lo riconoscerò, però visto che insisti tanto, ti dico che sì, ci penso. È da ieri che non penso ad altro. Per me, per Agnese, quello che non ho avuto da lui vale molto, molto più di quello che tu mi hai imposto. Ecco, bravo Spiritello, hai vinto di nuovo. Lei si allontana da me e io scompaio dallo specchio dei suoi occhi. E così si conclude questa tragica storia di Fenderman, ma che colpisce nel segno. Mi piace sempre il modo che ha di lasciarci con qualcosa su cui riflettere. Come sempre, finite le letture, parliamo un po' di queste. Partiamo proprio da Fenderman, credo di aver già speso quanto avevo da dire. Mi limito semplicemente a parlarvi un po' di come è stato affascinante leggere queste 10 storie. Per questo ho votato affinché Fenderman possa continuare eventualmente a raccontarci queste storie brevi, riuscire a concentrare delle caratteristiche che possano rendere i personaggi vivi in un solo capitolo in 5.000 battute è una grande capacità, quindi consiglio sempre a tutti gli autori di The Insipid di prendere un po' Fenderman come esempio per questa grande capacità che ha. Non posso che augurargli di tornare presto con le nuove storie e magari di risolvere questo suo dilemma del continuare sempre con gli stessi personaggi oppure no. Secondo me dovresti continuare a farlo, è una bella saga, magari potresti racchiuderla in un unico grande volume che sarebbe bellissimo avere a casa comunque. Per quanto riguarda invece la storia di Laura, è scritta bene, però ripeto quello che ho detto nello scorso episodio. Almeno dal mio punto di vista, trovo che sia un po' troppo affettato come racconto. Ci sono troppi punti che scandiscono troppe pause. E non lo so, un po' rende tutto troppo schematico, come una serie di cose che succedono ma che non riescono a intrecciare il lettore alla storia. Almeno questo è l'impatto che ho avuto io. Mi incuriosisce comunque, perciò continuerò a leggerla. E niente, per il resto mi pare che fili tutto abbastanza liscio, quindi non mi sembra di aver notato errori o refusi. Dunque prendi le mie parole solo come un'opinione personale e altri lettori potrebbero avere opinioni completamente diverse. È il tuo stile, quindi su questo non si giudica. La storia di Anna Jenna invece ci porta sempre nei panni di un oggetto, ma anche di una persona, in questo caso ci fa riflettere un po' su come le cose che abbandoniamo possano in un qualche modo provare dei sentimenti, avere una memoria del passato e poterla chissà in qualche modo raccontarla. È affascinante come storia, ci fa riflettere come sempre e quindi scritta bene e molto scorrevole, riassume sempre un po' le tonalità di una fiaba, però un po' più cruda stavolta. Storia che ho molto apprezzato. Quanto riguarda invece Red Dragon, la storia fila abbastanza liscia, c'è qualche refuso qua e là, un po' come qual è, che dovrebbe essere senza l'apostrofo, però giusto un paio di revisioncine. C'è ancora qualche problema nei dialoghi, quando ci si riferisce al principe, le avevo detto, se dà del voi e vi avevo detto, quindi un paio di cosine da sistemare. Ho visto più imprecisione rispetto ai precedenti capitoli, quindi forse un po' di fretta nel pubblicare. Prenditi sempre il tuo tempo, Red, tanto ormai credo che un po' i lettori stiano andando a rilento con le letture, sia per il caldo, sia per gli impegni vari, quindi direi che non c'è fretta per chiudere la storia. Meglio che sia sempre ben confezionata, invece di magari spezzettarla. Sono curioso di scoprire cosa succederà appunto a Demonia e la madre, quindi vediamo un po' che succede. Io direi che questo è ufficialmente il penultimo episodio di The Insipid, il prossimo sarà l'ultimo e chiuderà tutto. Vi ricordo che potete farmi sapere qual è il vostro autore preferito per questa stagione di The Insipid, così da poter vincere appunto l'abbonamento consegnatoci da Angela C. Stevenson per ebook lovers. E niente, come sempre potete lasciare un mi piace per farmi sapere che le storie vi stanno piacendo e le letture vi stanno coinvolgendo, condividere il video per permetterci di ampliare la nostra cerchia di lettori o eventualmente iscrivervi nel caso fosse la prima volta che passate da queste parti o non volete perdervi gli aggiornamenti. Cliccate sempre sulla campanella e noi ci vediamo nel caos di pensieri che è questo canale, eppure nell'ultimo episodio, mi pare ovvio.